L'ostinato desiderio di non invecchiare più che sta dilagando in questa società è dovuto probabilmente al fatto che siamo diventati una società dell'immagine. Ecco, Giovanni Sartori scriveva che si è passati dall'Homo sapiens all'Homo videns, è correttissimo, ormai non solo più con la televisione, ma soprattutto con l'avvento del web, noi siamo un'immagine. Pensiamo al dilagare dei selfie, dei giovani e dei meno giovani che continuano a fotografarsi con questo autoscatto, proponendo un piccolo sé. Sempre ritoccato perché? Perché non c'è più posto per i visi scritti dal tempo. E se noi ci facciamo caso quando guardiamo la televisione, quando sfogliamo una rivista, non percepiamo più una differenza generazionale tra la donna fotografata che magari ha 40-50 anni e la ragazza fotografata che ne ha 20-30. Ecco, dobbiamo essere performanti anche in questo. Non dobbiamo fare in modo che i segni del tempo solchino il nostro viso o comunque rendano meno vigoroso il nostro corpo. Ecco, quindi ha anche spiegato il motivo per il quale un uomo può ricorrere a determinate sostanze per continuare a essere prestante a livello sessuale, per esempio, e una donna si accanisce con diete e chirurgia plastica per continuare a essere giovane.